Oggi vediamo come sostituire il filtro dell'aria di un Alfa 147. Nel mio caso è un JTP 1009 del 2007. Il cambio del filtro dell'aria in quest'auto è uno dei motivi per cui i vostri meccanici vi odiano quando portate un Alfa 147 a fare il tagliando, perché prima di arrivare al filtro bisogna smontare un miliardo di pezzi. Cominciamo togliendo la batteria. Una volta tolto il coperchio, alziamo la scatola dei fusibili e togliamo tutti i connettori. Usate le clip e tirate. Una volta tolti tutti i cavi, possiamo finalmente sfilare la scatola dei fusibili svitando questo dado. Una volta tolto il dado, si sfila facilmente la scatola dal supporto. Attenzione un po' ai cavi, fatevi sempre spazio, toglieteli se danno fastidio. Tenere fermi i due cavi della batteria avevo messo una fascetta che dava un po' fastidio, quindi la tolgo e così ho più spazio per lavorare. Far sì che posso spostare e anche togliere dalla circolazione la scatola dei fusibili senza staccare ulteriormente niente, ma la sposto in maniera che non mi dia fastidio mentre lavoro. Poi togliamo il supporto della scatola, anche qua due dadi da togliere. Possiamo sfilare anche lui e finalmente vediamo il filtro. La scatola del filtro che è proprio sotto alla scatola dei fusibili, proprio qua. Togliamo l'ultimo dado che collega la scatola del filtro al supporto della batteria. E poi andiamo a smontare anche tutto il supporto della batteria, così che possiamo accedere ai collettori di aspirazione, al debimetro. Finalmente potremo aprire la scatola del filtro dell'aria. Qua ci sono tre bulloni da togliere, da 13 se non sbaglio. Qua, via il supporto. Andiamo poi un attimo sotto la macchina
per aprire le due clip che tengono il filtro, la scatola del filtro dell'aria chiusa, la parte sotto, nella parte inferiore. Sono facili, basta acchiappare lì e tirare. Quindi, al contrario, togliamo le clip, una e due. Questa è un po' più difficoltosa perché c'è il collettore accanto, però viene via lo stesso. E questo è il filtro dell'aria. Non riusciamo a fare il lavoro da sotto perché c'è un fermo anche nella parte superiore che va tolto, e quindi per forza bisogna andare da sopra. E secondo me non c'è modo di evitarsi tutto questo lavoro, bisogna comunque smontare tutto. Questo è il connettore del debimetro, andiamo a toglierlo, a staccare il fermo e poi a toglierlo. Mi raccomando, pazienza, è bene avere rispetto di queste parti elettriche perché se si rompono veramente poi sono... Ecco qua, tolto. E via, tutto a posto, la gomma, la guarnizione sta bene. Questo qua è il debimetro. Andiamo ad allentare la fascetta. Il debimetro è attaccato al coperchio della scatola del filtro da due bulloni. Li svitiamo, fortunatamente anche se non sono facili da raggiungere si sganciano molto facilmente e vengono via bene anche a mano poi. Una volta tolti, il debimetro è inserito a pressione, quindi si toglie facilmente. Si sgancia ed ecco fatto. Mi raccomando, fate attenzione al senso dell'aria. C'è una freccia, c'è scritto sul debimetro. Va rimontato esattamente in questa maniera, perché il flusso d'aria deve scorrere in un senso ben preciso. Poi vedremo come pulirlo. Ho smontato anche questo cavo perché in realtà mi dava fastidio per far uscire il coperchio del filtro dell'aria. In questo modo ho più spazio. Una volta tolto il cavo riusciamo ad aprire bene, ad avere un po' più di spazio. Qui ho deciso di sfilare il filtro dell'aria. Guardate lì quanta polvere, quanto sporco. Per togliere foglie, polvere, pollini, qualsiasi altro residuo che c'era, ho usato un aspirapolvere. Questo è il filtro che andremo a cambiare. E questo è quello nuovo.
quindi ho deciso di togliere il coperchio. Con un po' di fatica, però si riesce. Rimettiamo il filtro nuovo. Ecco fatto, il grosso del lavoro è fatto. Pulire il debimetro è semplice, perlomeno in questo caso. Io ho usato lo spray pulitore per freni e lo spruzzo dentro al sensore. Basta questo per pulire il debimetro e poi possiamo rimontare tutto. Quindi via dentro con il coperchio. Riassembliamo il debimetro con i suoi due bulboni. Stringiamo prima a mano e poi con una chiave combinata. Una volta riposizionato e dopo aver stretto i bulloni, reinseriamo il coperchio della scatola del filtro aria nel fermo in alto e colleghiamo di nuovo il collettore d'aspirazione al debimetro. Stringiamo nuovamente la fascetta. Dopodiché, già che siamo qua, rimettiamo a posto il cavo che avevamo spostato prima. E andiamo a fissare di nuovo il coperchio della scatola del filtro sotto l'auto, con le sue clip. Inseriamo nuovamente il connettore elettrico al debimetro. Facciamo spazio e inseriamo nuovamente il supporto della batteria. E lo rifissiamo di nuovo al telaio. Sono sempre tre bulloni, mi raccomando di inserirli manualmente prima tutti e tre, andremo a serrarli soltanto dopo.
Non ci resta che inserire il supporto della scatola dei fusibili con i suoi due dadi, serrarli e posizionarli nella scatola dei fusibili, facendo sempre attenzione ai connettori elettrici e ai fili. La riposizioniamo e riabitiamo il suo dado per fissarla. Dopodiché inseriamo i connettori elettrici esattamente come erano. Mettiamo il coperchio e riposizioniamo la batteria. Thank you.
Ebbene, questa è la procedura. Sostituitelo pure ad ogni tagliando, mi raccomando, l'operazione è semplice, non servono attrezzi particolari, potete farlo a casa. Quindi vi auguro una buona manutenzione. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video.